Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi monteremo l'uscita numero 3 e l'uscita numero 4 se ce la facciamo. Se il video diventa troppo lungo, lo stoppo della moto di Valentino che farò tutta ma in edicola. Sono 91 uscite. La prima ci abbiamo dato 50 centesimi, la seconda 6 euro e dalla terza in poi 12 euro. Infatti qua in alto c'è scritto semplicemente 12 euro. Non riesco a inquadrarla tutta perché è veramente gigante il pacco. Comunque abbiamo ricevuto nella prima uscita, che ve la faccio vedere al volo, il cupolino della moto Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi. E poi il vetrino nella seconda uscita con l'apposito pneumatico Michelin scritto qua. Vedete? Perfetto. Oh, non mi metto a fuoco. Comunque, eccolo qua. Molto bello, realizzato in silicone o in plastica, ecco. Comunque, iniziamo a vedere il retro nella prossima uscita, ossia nella quarta uscita. Che cosa ci sarà? Andiamo a vedere. Allora, questo, ragazzi, è il modellino finito. Guardate che splendore di moto. Io la farò tutta. Ho preso questa decisione. Il quarto fascicolo troveremo tra 2 settimane, che è già uscito, quindi affrettatevi a recuperare il quarto fascicolo che può finire, e troveremo questi due pezzi qua, questi due componenti, quindi non è che c'è molto da assemblare. In questa uscita ce ne sono due di scatole, come avete visto, che mi ha detto Simon88, che saluto. Ciao Simon88, che anche lui l'ha fatta tutta. Quella del 2018 e ha detto che nella terza uscita c'era solo una parte, quindi molte cose l'hanno cambiata, anche il prezzo. Allora andiamo a vedere subito la guida all'opera e ci vediamo sempre qua sul mio canale. Arriva, ed eccoci qua con la guida all'opera della moto di Valentino. Guardate che splendore. Qua comunque c'è tutta la lista che spiega e che cosa troveremo all'interno. Qua c'è il poster e qua c'è il cupolino, che se volete fare l'abbonamento con 1,90 € in più a partire dalla quarta uscita. Solo che siccome faccio molti abbonamenti e poche cose in edicola, ho deciso di farle in edicola. Poi i regali, ve l'ho già ripetuto, non mi interessavano perché ci sono questi. Oh, stai qua. E c'è il notebook, il taccuino, poi c'è lo speaker Bluetooth, la fantastica tassa VR46 e la maglietta, e poi dopo c'è il raccoglitore per mettere tutti i vostri fascicoli. Quindi il numero 3 è gratis, quindi due numeri al prezzo speciale di 5,50 euro, e l'1 e il 2 vi danno, quindi è fantastica come cosa. No, numero 2 e 3, oppure 1, 2 e 3, bisogna vedere. Comunque, un esperto sempre a tua disposizione. Qua potete, per risolvere dubbi, eccetera, telefonate a questo numero qua per assemblarla. Comunque è fantastica come moto e molto altro ancora, dicono. Quindi componenti nel fascicolo numero 3 ci fanno vedere che cosa troviamo, e andiamo a vedere subito che cosa abbiamo trovato nel fascicolo numero 3. Ma prima di iniziare ad assemblare il nostro modellino, andiamo a vedere l'interno, quindi il fascicolo e tutto. Ok, dai, iniziamo senza perdersi in chiacchiere. Ed eccoci qua con il fascicolo numero 3 della nostra mitica moto di Valentino. Questo modellino vi voglio ricordare che è anche in metallo, se no io non la facevo, se era in plastica, come la Lancia Stratos, che è in plastica e quindi a me non mi piace, anche perché inquina, e quindi stessa cosa che ho considerato Gigarobot. Infatti non sono contento, oggi è uscita anche la quinta uscita, ma a me mi sembra una gran cretinata fare una sfera che pensate che è in metallo, invece andate a prendere c'è sempre la fregatura. Ed è in plastica, è calamitata, ma a me questa cosa non mi piace. Mi sembrava strano che era in metallo perché il peso non lo regge, infatti molti dicono così. Comunque qua si parla del GP di Catalunya, rappresenta un momento cruciale. Qua c'è tutta la storia, senza soffermarsi sul fascicolo troppo. Allora, comunque potete stoppare e leggerlo.
Io non vi dico più nulla perché se no ci soffermiamo troppo sulle sceneggiature e tutte le immagini e perdiamo del tempo inutile. Andiamo alla fase di assemblaggio con la parte anteriore del serbatoio e frigi. Quindi i frigi sono questi, esatto, frigi Yamaha, vedete? Abbiamo il cacciavite che dopo vi faccio vedere com'è forte. Abbiamo due fustelle, ma vediamo, i passaggi sono abbastanza lunghi, ma non di troppo. Vedete, il cacciavite può diventare sia a taglio che a stella. Cioè, no, universale. Quindi a stella e a taglio. No, è più a stella. E quindi ci sta. Comunque, da non perdere nel prossimo fascicolo, e in edicola tra 14 giorni troveremo il parafango anteriore e il disco freno anteriore destro. Però io ve la faccio solo vedere perché secondo me non c'è nulla da assemblare. Quindi qua c'è tutta la spiegazione del fascicolo della moto di Valentino, che cosa spiega tutte le gare vinte, la stagione 2016 gara per gara IGP delle Americhe, e poi qua c'è la copertina finale. Andiamo ad assemblare senza perderci in chiacchiere, dai! Allora ragazzi, vi voglio far vedere quale fustella dovete recuperare per il momento. Dovete recuperare questa che c'è il cacciavite, non l'altra, ok? Che ci serve questa. Vi spiego tutto passo dopo passo. Dai, andiamo. Allora ragazzi, prendiamo la parte in plastica che c'è, che è favolosa, non vi potete sbagliare. Vedete qua che c'è un freso, una parte del freso. Controllate bene nel fascicolo quale c'è scritto prima, quindi vediamo un attimo se ci va. Quindi, allora, dobbiamo mettere quella a sinistra, quindi non da questa parte, dall'altra. Per prima cosa dobbiamo verificare se va bene il freso. I fregi sono uguali, quindi destra e sinistra non cambiano, non c'è scritto nulla. Io deduco che non c'è scritto nulla, infatti. Ha un adesivo, praticamente una decalcomania. Controllate bene se va bene. Bene. Quando siete sicuri che va bene, eccetera, lo staccate l'adesivo. C'è un foglietto di adesivo. Non so se lo riuscite a vedere. Vedete? Ebbene. Quindi, cosa facciamo? Lo mettiamo con il disegno. Quindi e ha una logica. Controllate anche voi. Bene. Si è un po' piegato, si vede che stando lì e con il trasporto si è un po' piegato, ma vediamo un attimo se riusciamo a metterlo bene. Attaccatelo molto bene e state attenti che a metterlo il giusto, cioè correttamente. Bene, adesso senza perdere del tempo andiamo, verificate, mi raccomando, molto bene. Adesso, senza perdere tempo, andiamo a incollare l'altra, ma taglio la parte tanto uguale a questa di sinistra. Sempre la stessa cosa, controllate bene e andiamo a metterlo, dai. Ci vediamo fra un po'. Ok, abbiamo messo uno a destra e uno a sinistra. Bene, a questo punto andiamo con l'assemblaggio, quindi avviciniamo le due parti della copertura del serbatoio del carburante e le fissiamo insieme, io deduco. Ok, scusate ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi di aprire anche la seconda scatolina, che abbiamo il disco a freno, guardate che bello. Aspetta che ve lo allontano un pochino, che non si stevirà tanto in questa uscita. Spettacolo, lo tenete da parte. Io pensavo che fosse in metallo, ma non è in metallo, è in plastica. Però ci sta, mi hanno detto che è in metallo anche questa moto. Io credo quello che mi hanno detto. Comunque questo è cacciavite, guardate che forte. Dobbiamo avvitare una vite. Quindi metto a fuoco, vi faccio vedere meglio. Questo è cacciavite. Chiudiamo. Abbiamo la punta, quella e a stella. Prendiamo le viti che ci sono qua, che sono le viti a... Non so se riuscite a vedere che va in controluce. Bene, comunque sono le viti A. Lo apriamo il sacchettino e la prendiamo una. Ce ne sono due, che una è di riserva. Viti queste qua.
Bene, guardate. Attenzione, ho sbagliato perché ci vuole quello a taglio. Ma aspettate un attimo, aspettate un secondo. Ok, cacciavite e sono a taglio. Quindi prendiamo. Però si sono sbagliati secondo me. Al disegno è un altro. Lo prendiamo. Ok, accoppiamo questi due pezzi. Quindi praticamente questo va così. Semplicemente a due levette. Due. Bene. Comunque avete capito bene. Ottimo. E lo avvitiamo. Aspettate un attimo che lo posiziono bene. Senza spaccare nulla. È fatto veramente bene. La vernice è perfetta. Io direi che ci può anche stare. Non ci sono sbavature. E nulla di che. Vedete? Bene. Lo fissiamo qua con una vite. Ah, abbiamo detto. Ok? Poi vediamo dove vanno le altre. Metto la parte ovvie, veloce ovviamente. Ci vediamo fra un po'. Ragazzi, scusate, ma c'è stato un errore. Comunque la vite non è quella che ci hanno dato qua. La vite A non è questa. Ok? È a taglio e non va bene. Qua dice un altro modello, quindi non so come è venuto. Comunque l'ho reso il giusto. Io la cambierò appena riesco. Questa è la terza uscita completa di disco a freno anche e cupolino. Quindi andiamo a vedere che cosa bisogna fare nella quarta uscita. Dai, prendiamo la quarta uscita. Adesso andiamo lì. Ed eccoci qua con il fascicolo numero 4. Come dicevo prima, non c'è nulla da assemblare, quindi andiamo velocemente a vedere che cosa c'è in questo fascicolo. Cosa spiega? Jerez 2016, un weekend perfetto. Bene, poi c'è tutta la storia di Valentino Rossi, come sempre, vedete qua ci sono tutte le immagini, nulla di eclatante, e abbiamo qua che vince la coppa, e poi ci sono i pezzi che sono questi, i componenti, io li tengo e li conservo nella busta che vi hanno dato, quindi conservateli anche voi per non perderli, se non c'è nulla da fare li conservate, io vi do questo consiglio. Il parafango anteriore e il disco destro del freno abbiamo ricevuto. Vedete, questi sono simili ma non uguali, che abbiamo trovato anche nell'uscita numero 3. Eccolo qua, il disco a freno che ve l'ho fatto vedere prima. E sono simili ma non uguali, quindi c'è anche il verso. Vedete dove va? Va qua nel pistone. Freni ad altissime prestazioni per la moto di Valentino Rossi. Comunque, da non perdere, nel prossimo inserto in edicola tra 14 giorni, ragazzi, c'è un cacciavite più portento e più bello. Fodero con stelo della forcella anteriore, pinza anteriore sinistra. Ha una pinza, però no, questa. Elemento di raccordo, quindi questo qua. Il serbatoio della M1, quindi serbatoio. Si parla veramente di benzina che inquina. Adesso hanno aumentato anche la benzina e i costi sono elevati. La velocità massima delle moto GP, poi c'è la storia. Bene, nella prossima uscita c'è la posizione 4 cilindri in linea e Valentino correva l'anno 1996. Quindi andiamo subito velocemente a un'altra collezione fantastica. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta in questo fantastico video. Ed eccoci qua, ragazzi, con il fascicolo numero 1 e numero 2 del corpo umano. Allora, ho fatto questa nuova collezione con l'abbonamento, quindi è partito di nuovo l'abbonamento. Se vi volete abbonare, vi allego il sito dove abbonarsi. Allora, abbiamo anche i DVD che sono 22, se non vado errato. Abbiamo il cuore nella prima uscita e nella seconda la respirazione. Sono fino all'uscita numero 22 e poi buona.
Allora, abbiamo questi nuovi volumetti che l'altra volta c'era, che parla del virus, quindi molto interessante, lo vediamo subito. Allora, parla del virus. Aspettate che metto un attimo via la scatola e poi vi dico man mano. Ecco qua, parla del virus e quindi le origini e come è avvenuto, grazie ai pipistrelli, si è scoperto, ragazzi. Quello che ho avuto anche io, vedete come si produce, che cos'è un virus, quello che ci è venuto, che è venuto qua, e tra specie animali. Vedete, questo è wet market, che praticamente sarebbe di canne che le vendono fresche e possono portare delle varie malattie perché nel mondo, però non ci sono, tipo tartarughe, cani e gatti addirittura, ragazzi, delle schifezze uniche, dei pipistrelli, cose immangiabili, addirittura dei criceti, vi rendete conto? E quindi sono venute anche, adesso sono severamente vietati, cioè se sono aperti devono essere super controllati perché possono variare di carne putrefatta e non va bene. Questo è il pipistrello famoso che ha fatto avvenire il virus nostro. Quindi è una cosa veramente importante. Leggetelo questo volumento perché è veramente importante. Se lo fate anche voi, ditemelo qua sotto nei commenti perché dice delle cose veramente istruttive per gli amanti della scienza, ma anche per i bambini che scoprono le novità, eccetera. Abbiamo i nostri animali domestici, che qua ancora non l'ho letto. L'arma finale, quindi cosa bisogna fare per contrastare il virus, che ormai lo sapete, non ve lo dico, comunque dopo lo vediamo nell'altro volumetto, che sono nuovi. Guarda, è il virus. La malaria non è il virus, attenzione. Infatti è vero, la malaria è un'altra malattia. Quando ci va di mezzo il sangue, le erbe cinesi, il drink magico non esiste, qua ci sono tutte le spiegazioni del volumetto. Io mi soffermo un po' di più in questi fascicoli perché all'inizio sì, perché io l'ho fatto con il premium, quindi ci sarà una sorpresa, non è che ho fatto solo i volumetti e i libri, non me ne faccio nulla, se no non la facevo se c'erano solo i fascicoli. Adesso hanno fatto così in edicola, quindi se lo fate in edicola ci sono i DVD fino all'uscita numero 22. Con i fascicoli, buona. Dopo proseguono i fascicoli sempre senza gadget, senza nulla. Ecco, vi ho già detto troppo. I 3 mesi che hanno cambiato la nostra vita, invece, se lo fate con l'abbonamento, vi danno diverse soddisfazioni. La paura, una compagna di viaggio. A me non mi hanno dato la guida all'opera, come sempre. Io spero che fosse inclusa, non lo so. Adesso sentirò da De Agostini. Comunque questo è un volumetto molto interessante. Lo prendete con la prima e seconda uscita, questi due. Andiamo a vedere il secondo volumetto, ossia la vaccinazione per il virus. Allora, speciale vaccinazione. Comunque i DVD sono questi qua. Sono praticamente della De Agostini, sì, però è esplorando il corpo umano. Poi potete andare nei DVD e giocare insieme alla vostra famiglia, quindi è molto interessante. Se prendete, più andate avanti, più conoscete il corpo umano. Se c'è ancora quell'opzione, io tempo fa li avevo quei DVD che si potevano giocare, ma mi sono sempre fermato prima perché mi ricorda la mia infanzia. Io sin da piccolo l'ho fatta questa collezione, ma sempre stoppata. Un esercito con molte armate, quindi abbiamo le truppe specializzate per sconfiggere il virus. E basta osservare la natura, la storia del mondo cambia grazie ai vaccini, quindi sì, ci vacciniamo, mi raccomando, vaccinatevi anche voi per contrastare il virus, tanto ormai è finito, il virus non c'è quasi più, ragazzi, e se lo prendete come banale influenza, quindi la missione io direi che è compiuta. Volevano arrivare a questo punto, io sapevo tempo fa. Un obbligo a beneficio di tutti, quindi anche a scuola con le mascherine, ormai questa cosa è passata perché adesso l'hanno tolta tutti, a parte gli ospedali. Il vaccino contro il virus, quindi questo io lo chiamo virus perché mi dà fastidio il nome, quello lì. Un bilancio sbilanciato,
E poi abbiamo il futuro della pandemia, lo scrive il vaccino. Infatti è vero, quindi un nuovo inizio per contrastare il virus. Qua ci sono comunque alla fine tutte le classificazioni. Se tipo volete vedere il sistema immunitario come andate nella pagina 4 o nella pagina 5. Qua ci sono tutte le spiegazioni. Bene, andiamo a vedere il fascicolo numero 1 e numero 2. E vi voglio far vedere una cosa molto molto più bella. Che se voi li mettete a colonna, anche qua si colora come le magiche storie magiche storie sonore. Quando le avete 72, ah, giusto, sono 72 uscite. Completeremo i globuli rossi, eccetera. Comunque lo vedrete che spettacolo. Io la farò tutta. Questo è il primo fascicolo. Qua spiega il cuore, diverse cose sul cuore. Io l'ho già letto da mo. Se no, 500 di fascicoli, che ogni volta che usciva in edicola lo prendevo. Quindi qua piccola circolazione e sangue senza ossigeno. Qua spiegano diverse immagini. Comunque leggetevelo perché è veramente stupendo. Quindi mettete in pausa anche qua se volete leggerlo e lo leggete. Ok, dai, guardate. Qua ci sono anche i giochi, se volete fare i quiz, fateli e la prossima settimana scopriremo la domanda. Quindi, e io direi che vi do tempo fino a venerdì prossimo. In quante cavità si divide il cuore? In una sola cavità, in quattro cavità, in nessuna cavità. Perché è un muscolo e come tale è pieno. Rispondete bene, ragazzi, e vedremo. Venerdì, chi ha indovinato? Chi ha indovinato lo saluto, che sia chiaro. Questa è la respirazione. Quindi la respirazione, iniziamo dall'inizio perché è veramente importante. Senza il respiro si muore e qua fanno vedere filtrare, riscaldare. Io comunque ne so di cose sulla scienza perché mi piace molto scienza. E qua c'è praticamente i movimenti del diaframma, vedete? Non vi faccio vedere tutto perché non mi soffermo più di tanto e poi diventerebbe troppo lungo il video. Già, è abbastanza lungo. Comunque, vedete, qua dice il TASS, qual è la prima cosa che avviene all'aria quando è aspirata dalle fosse nasali? Viene umidificata, viene filtrata, viene riscaldata. Rispondete correttamente. E venerdì vedremo chi ha indovinato, che ha indovinato lo saluto, idem con il cuore. Vedete, qua ci sono i fattori che possono provocare la bronchite, insomma, tante cose interessanti. Leggetevelo, poi potete trovare il glossario che è praticamente una specie di dalla A alla Z, tipo dizionario, quindi inizia dalla A e finisce alla Z. Ok. Questi sono i due volumetti del corpo umano, due fascicoli con i DVD, con i fascicoletti. Mi è arrivato lunedì con l'abbonamento, adesso aspetteremo tra qualche mese, il prossimo mese, e vedremo il secondo pacco. Quindi io vi saluto con queste belle immagini che ormai si è fatto tardi. Abbiamo montato questo, abbiamo il pneumatico. Anche della moto di Valentino, perché c'entra anche questo video. Questo sacchettino, vado a prendervi la cupola che ce l'ho qua. Guardate che bella! E quindi io vi saluto con questa bellissima immagine. Quindi mettete un bel mi piace a questo video, commentate qua sotto, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate e iscrivetevi. Questo è tutto da Games Modellista 00. Ciao al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ah, giusto, il giorno di uscita mi stavo dimenticando. È mercoledì che faremo tante cose diverse. Vedrete che spettacolo di video. Ciao, a mercoledì, ciao.